Hai mai considerato che la tua camera da letto potrebbe essere la causa delle tue difficoltà finanziarie? Oggetti apparentemente innocui potrebbero trattenere energia negativa, attirando povertà e rovina nella tua vita. Scopri i 9 colpevoli nascosti nella tua stanza e impara come eliminarli per fare spazio a prosperità e benessere. Ti è mai capitato di provare una sorta di disordine interno quando la tua casa è disordinata? Il disordine domestico non solo contribuisce a stress e ansia, ma può anche avere un impatto significativo sul nostro benessere emotivo. Vivere in un ambiente disorganizzato può farci sentire fuori controllo e privi di stabilità, alimentando sentimenti di insicurezza e disagio. Questo stato può minare la nostra autostima e la percezione di noi stessi, accentuando la paura del giudizio altrui e portandoci a criticarci eccessivamente. Spesso, infatti, associamo il disordine domestico alla mancanza di ordine e realizzazione nella nostra vita. Alcuni psicologi sostengono che il disordine riflette uno stato emotivo interno, specialmente se cronico o prolungato nel tempo. In questa prospettiva, una casa disordinata diventa una manifestazione esterna dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti confusi. Affrontare l'organizzazione e la pulizia della casa può diventare un'opportunità per lavorare sulle proprie emozioni e ristabilire un senso di controllo e ordine nella propria vita. Riordinare lo spazio in cui viviamo non è solo una questione pratica, ma anche terapeutica, permettendoci di riflettere su noi stessi e sui nostri stati d'animo. Prendersi cura del proprio ambiente domestico può quindi rappresentare un primo passo verso il miglioramento del benessere emotivo, offrendo una sensazione di pace e stabilità. Riordinare e organizzare la casa diventa così un modo per ritrovare equilibrio e serenità, trasformando il disordine esterno in ordine interiore. Ma adesso parliamo della parte della nostra casa dove esiste il massimo della privacy: la camera da letto. La camera da letto è uno degli ambienti più intimi e personali della nostra casa. Tuttavia, può anche diventare un luogo di accumulo di energia stagnante e disordine che ostacola il flusso di prosperità e benessere nella nostra vita. Oggi quindi esamineremo in dettaglio i 9 oggetti che dovresti rimuovere immediatamente dalla tua camera da letto, perché attirano povertà e rovina. Rimuovendo questi oggetti specifici, puoi cambiare l'energia della tua stanza e creare spazio per nuove opportunità, flussi di reddito e una vita più prospera. Numero 1. Appendini e ganci inutilizzati. Anche gli appendini e i ganci inutilizzati possono rappresentare stagnazione. Rimuovi quelli che non usi, liberando spazio per nuove opportunità e relazioni. Valuta i tuoi strumenti organizzativi, come appendini, ganci, scaffali e cassetti, e tieni solo ciò che ti serve e usi regolarmente. Un armadio ben organizzato riflette un flusso energetico libero, invitando la prosperità nella tua vita. Inoltre, organizzando il tuo armadio in base a colori, tipologie di abiti e così via, ti aiuterà a mantenere un certo ordine mentale e visivo. Numero 2. Calzini singoli e biancheria intima bucata. Spesso trascuriamo l'importanza dei piccoli dettagli nella nostra vita quotidiana, come i calzini spaiati e la biancheria intima bucata o rovinata. Questi oggetti, essendo a contatto diretto con la nostra pelle, assorbono e trattengono la nostra energia. Indossare calzini senza paio o biancheria intima con buchi può inviare al nostro subconscio un messaggio di incompletezza, di mancanza. I calzini singoli rappresentano un'energia di mancanza e disconnessione, mentre la biancheria intima strappata simboleggia una protezione incompleta. Rimuovendo questi articoli e sostituendoli con quelli nuovi, trasmettiamo al nostro subconscio il messaggio che meritiamo completezza e abbondanza. Inizia a prenderti cura di te stesso indossando indumenti intimi di alta qualità che ti fanno sentire supportato e valorizzato. Numero 3. Prodotti di bellezza scaduti o inutilizzati
i prodotti di bellezza, come il cibo, hanno una durata di vita energetica. Utilizzare prodotti scaduti o che non usiamo più può trasferire energia stagnante al nostro corpo. Esamina i tuoi prodotti per la cura della pelle, il trucco e i prodotti per capelli e ricicla quelli che sono oltre la loro data di scadenza o che non usi più. Sostituire questi prodotti con articoli freschi e nuovi manda un segnale all'universo che ti valorizzi abbastanza da usare solo il meglio per te stesso. Prendersi cura di sé con prodotti di alta qualità amplifica la tua radianza e attira energia positiva e abbondante nella tua vita. Utilizzare cosmetici scaduti, inoltre, potrebbe peggiorare la salute della tua pelle. Ricordati quindi di sostituirli immediatamente. Numero 4. Vestiti vecchi che non indossi più. Molti di noi accumulano vestiti nel corso degli anni, sia per nostalgia che per il desiderio di avere opzioni diverse. Tuttavia, mantenere vestiti che non indossi da più di un anno può bloccare l'energia della tua stanza. Gli armadi stracolmi e i cassetti pieni rappresentano energia stagnante e scarsità. Quando liberiamo spazio nel nostro guardaroba, inviamo un segnale energetico di apertura verso nuove esperienze, nuove opportunità. Dona i vestiti ancora in buone condizioni a chi ne ha bisogno, permettendo a quei capi di continuare a essere utili. Infatti, un armadio ordinato e spazioso non solo favorisce un ambiente più pulito, ma anche una mente più libera e aperta alla prosperità. Numero 5. Scarpe logore o danneggiate. Le scarpe ci portano fisicamente attraverso la vita e quando sono bucate o rovinate possono rallentarci sia fisicamente che energeticamente. Scarpe con buchi o tacchi sfilacciati segnalano che non sei completamente supportato. Scarpe robuste e ben mantenute invece ti permettono di muoverti con sicurezza e determinazione. Fai una pulizia delle tue scarpe. Elimina quelle troppo usurate o irreparabili. Investi in paia nuove o riparate che ti facciano sentire potente e pronto ad affrontare la giornata. Questo piccolo cambiamento può fare una grande differenza nella tua energia e nella tua capacità di attrarre opportunità. Numero 6. Biancheria da letto strappata e rovinata. La biancheria da letto è uno degli oggetti più intimi con cui interagiamo ogni notte. Usare lenzuola, coperte, piumoni strappati o logori trasmette energia esausta al nostro subconscio. Meriti di essere avvolto in tessuti morbidi e lussuosi, che ti fanno sentire comodo e dignitoso. Sostituisci qualsiasi biancheria danneggiata con articoli di alta qualità che migliorano la qualità del tuo sonno e la tua energia complessiva. Questo piccolo cambiamento può avere un impatto significativo sulla tua percezione di valore personale e sul tuo livello di attrazione e di abbondanza. Numero 7. Accessori incompleti e scatole vuote. Gli accessori incompleti, come orecchini spaiati e le scatole vuote, possono rappresentare incompletezza e scarsità. Questi oggetti occupano spazio senza adempiere alla loro funzione. Eliminando orecchini singoli e contenitori vuoti, invii un messaggio chiaro all'universo che non tolleri la mancanza nella tua vita. Riempire il tuo spazio solo con oggetti completi e utili. Crea un ambiente che favorisce la completezza e l'abbondanza. Numero 8. Oggetti obsoleti che creano disordine. Come dicevamo all'inizio, il disordine fisico riflette il disordine nella nostra mente e può bloccare il flusso di energia positiva. Oggetti rotti o obsoleti, documenti in eccesso e soprammobili inutili, creano energia stagnante. Sgombra la tua camera da letto da tutto ciò che è rotto, non necessario o semplicemente che non usi più. Un ambiente pulito e ordinato favorisce una mente chiara e aperta, pronta ad accogliere nuove opportunità e abbondanza. Questo principio si applica anche al disordine energetico. Rimuovi tutto ciò che crea caos e congestione energetica, come prodotti scaduti o cavi elettronici inutilizzati. Numero 9. Libri polverosi e non letti. Per ultimo, ma non meno importante, i libri. I libri sono portatori di idee e conoscenze, ma quando accumuliamo libri che non leggiamo mai, creiamo blocchi energetici. I libri trascurati possono diventare simboli di stagnazione mentale e intellettuale. Donare o regalare libri che non intendi leggere
consente all'energia di continuare a fluire e a crescere. Trasforma la tua libreria in uno spazio di costante rinnovamento e crescita, mantenendo solo i libri che ispirano e arricchiscono la tua vita. Anche i libri digitali inutilizzati possono trattenere energia stantia, quindi considera di cancellarli dai tuoi dispositivi per liberare ulteriore spazio energetico. Quindi, abbiamo capito che gli oggetti fisici influenzano l'energia del nostro spazio. Vecchi vestiti, libri inutilizzati, oggetti rotti emettono energia a bassa vibrazione, bloccando il flusso di energia fresca e positiva. Un ambiente disordinato e stagnante può portare a difficoltà finanziarie, problemi di salute e mancanza di motivazione. Al contrario, uno spazio pulito e ordinato permette all'energia positiva di fluire, migliorando la tua situazione finanziaria e il benessere generale. Ogni oggetto che rimuoviamo con intenzione libera spazio per nuove energie, opportunità e crescita. Rimuovendo questi nuovi oggetti dalla tua camera da letto, creerai un ambiente energetico più sano e prospero. Questo non trasformerà una persona povera in milionaria, ma cambierà positivamente la tua traiettoria finanziaria e personale. Un ambiente ordinato e pulito riflette una mente chiara e aperta, pronta ad accogliere nuove opportunità e abbondanza. Inizia oggi a eliminare questi oggetti e osserva come la tua vita cambia in meglio. Ricorda, la chiave della prosperità inizia con piccoli passi e scelte consapevoli che trasformano il tuo ambiente e di conseguenza la tua vita. E tu? Sei conservatore oppure non riesci a rilassarti in uno spazio disordinato? Raccontaci la tua esperienza qui sotto. Grazie per essere arrivato fino a qui. Se questo contenuto ti è piaciuto, lascia un mi piace e ricordati di iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video.